Una sconfitta pesante quella delle Pupo Milkers al maggiore contro Monza, perché è costato il quarto posto in classifica e soprattutto può creare qualche problema in vista dei playoff. E Pupo Milkers al maggiore che questa domenica osserverà il turno di riposo, ma oggi con nel nostro spazio non parleremo solo di pallavolo femminile, abbiamo il piacere di avere come ospite Mario Pedroni, che è il presidente del comitato provinciale della FIDAL, che è la Federazione Italiana di Atletica Leggera. Felice, al volo un passaggio sulla pallavolo. È Pupo Milkers che non gioca, secondo te arriva al fagiolo questa piccola pausa, oppure può creare? Può creare, a mio avviso, qualche difficoltà, perché chiaramente la classifica ne risentirà, è un turno di riposo forzato, tra virgolette, forzato dal calendario, e quindi inevitabilmente la situazione non è destinata a migliorare, quantomeno. La sconfitta subita nell'ultimo turno ha lasciato un po' il segno, perché ha spento un pochino le velleità o quantomeno l'entusiasmo, c'era un'inerzia particolare che la squadra aveva trovato. La sconfitta in casa soprattutto era in attesa, da un lato si sapeva che sarebbe stata una partita difficile, però le aspettative erano di segno completamente diverso. Adesso ci sarà da gestire il finale di stagione e poi comunque affrontare i playoff, dove la squadra nelle partite importanti ha dimostrato finora di andare incontro a qualche difficoltà, però sappiamo anche, ce lo insegna anche l'esperienza del passato, che quando poi si arriva a primavera inoltrata molte cose possono cambiare e sono tanti i fattori da cui poi dipende l'esito finale, quindi è importante che la squadra di Casalmaggiore si faccia trovare pronta proprio nei momenti chiave, nei momenti decisivi. Gioca invece ovviamente la B1 femminile, le due formazioni del nostro territorio, ovvero lo Fanego che è in trasferta a Settimo Torinese, mentre l'Ostiano ospita Garlasco. Per l'Ostiano direi che si tratta di un turno sicuramente alla portata, gioca contro Garlasco, tra l'altro stiamo giocando in casa contro Garlasco, che è una formazione che naviga, diciamo, nei bassi fondi della classifica, quindi Ostiano in forma, non dovrebbero esserci problemi. Non dovrebbero esserci problemi neanche per Ofanengo, che va a Torino. Ofanengo ha ripreso la sua marcia benissimo contro Vigevano, tra l'altro domenica scorsa c'era un pubblico notevole al Palacoin di Ofanengo. Se l'entusiasmo ormai... Esatto, perché da quando è arrivato, tutte le volte lo ripetiamo, ma è la verità, da quando c'è stato il cambio in panchina con Coach Barbieri, la squadra si è completamente trasformata, ha subito una sconfitta contro la seconda in classifica e basta, e quindi ormai è lì proiettata verso i playoff, e sarà molto interessante vederla ai playoff, perché chiaramente Ofanengo dimostra di avere ormai la testa e avere la cattiveria giusta, quindi sarà molto interessante vedere come si comporterà nei momenti finali. Lasciamo ovviamente da parte per il momento e per oggi la pallavolo e veniamo al nostro ospite. Mario Pedroni, dicevamo, è il presidente del comitato di Cremona della FIDAL, della Federazione Italiana di Atletica Leggera, e felice, sicuramente con lui possiamo cominciare a vedere alla bella stagione, quindi alle tante gare estive, quindi quelle all'aperto che ovviamente caratterizzeranno la nostra stagione. Ecco, intanto diciamo che Mario Pedroni è un presidente molto conosciuto, molto stimato per tutto il lavoro che sta svolgendo, che ha portato avanti in questi anni. È una colonna anche della Maratonina di Cremona, che è l'appuntamento clou, se vogliamo, dal punto di vista del podismo, quindi dell'atletica in senso generale. Mario, innanzitutto diciamo che l'atletica ha vissuto una stagione molto importante, Cremona in particolare, la Cremona Orvedi, ma anche altre società hanno avuto risultati straordinari, e questo sicuramente fa piacere a chi ogni giorno deve gestire, organizzare e impegnarsi in questo sport molto molto bello. Sì, sicuramente l'atletica cremonese sta vivendo un momento d'oro. E infatti con Sveva Gerevini, che si è riconfermata campionessa italiana di prove multiple, quest'anno si è aggiunto il nostro Dario Dester, anche lui compaesano della Sveva Gerevini di Casalbuttano, che ha vinto il titolo italiano nell'Eptathlon.
e poi altri ragazzi come Nicola Sprighenti, anche lui è andato sul podio con la medaglia di bronzo nel lancio del martello agli italiani, e Emma Di Gennaro nel 400 in pista, anche lei è campionessa regionale. Ma direi anche l'Inter Flumina si è comportata molto bene, ha ottenuto dei buonissimi risultati con sempre Busciuata, che ha vinto il titolo regionale nel cross, e poi con il solito Alessandro Piumeni, che ha ottenuto parecchi piazzamenti, insomma parecchie vittorie. Direi che è proprio un anno bilancio ottimo. Sì. Siamo molto soddisfatti per adesso. Ecco, molto bene. Diciamo che quando si parla di atletica spesso si pensa alla questione impianti, no? Cremona, diciamo il territorio, ha una buona base di partenza, ma esistono anche alcune criticità e soprattutto esistono anche obiettivi che magari tu ci puoi spiegare meglio. Sì, ecco, qui viene un po' una nota dolente e note anche positive, perché a fronte di una nuova pista fatta a Crema, che è una pista bellissima, però mancano ancora gli spogliatoi, quindi si può utilizzare un po' mezzo servizio, perché le gare non si possono ancora fare. A Cremona la pista purtroppo è in pessime condizioni, proprio abbiamo dovuto rinunciare a organizzare delle gare a livello regionale, proprio perché quasi di sfacimento, quasi impossibile utilizzarla adesso, perché ci sono delle buche, il tartan si stacca. Quindi avrebbe bisogno di essere rifatta. Avrebbe bisogno di essere rifatta, e quindi insomma, mi auguro che l'amministrazione, con la quale abbiamo già parlato anche grazie al giornale, diverse volte si prenda cura di questo progetto e porti avanti. In una recente occasione su questo aspetto proprio avevamo parlato di uno dei temi che potevano entrare addirittura nella campagna elettorale, no? Visto che tra poco ci saranno le elezioni, e in effetti potrebbe essere uno degli obiettivi della prossima amministrazione, perché chiaramente richiede anche un investimento, un intervento economico consistente. Sì, esatto, sì, infatti. Infatti abbiamo parlato appunto con il sindaco Galimberti e anche l'assessore allo sport Platè, ci aveva promesso che sicuramente si sarebbero dati da fare per poter sistemare la pista. Me lo auguro, perché è proprio non ce ne può più. Ecco Mario, c'è anche un altro obiettivo dal punto di vista sempre delle strutture, molto importante, molto bello, qualcuno l'ha definito anche un po' un sogno, che chiaramente Cremona si aspetta e che farebbe fare il salto di qualità a tutti gli atleti. Sì, questo obiettivo è un obiettivo molto importante per Cremona, che ci è stato promesso anche dal Cavaliere Arvedi in occasione dei 40 anni della loro fondazione, della Cremona Sportiva, e è quello di costruire il palazzetto indoor per poter fare le gareggiare anche d'inverno e allenare, e far sì che i ragazzi insomma si allenino meglio anche in inverno. Non so, è un sogno, però di solito è quando il cavaliere promette poi mantiene, quindi speriamo. Molto bene. Ecco Mario, invece dal punto di vista della maratonina, chiaramente siamo molto lontani dall'appuntamento di ottobre, ma quali saranno le tappe di avvicinamento? Sì, abbiamo già iniziato con la promozione, siamo stati a Verona all'Expo, il prossimo weekend saremo a Brescia, perché ci sarà la mezza maratona di Brescia, e quindi noi saremo presenti con il nostro stand a promuovere la mezza maratona. E poi tappe di avvicinamento, ci sarà una gara importante a Cremona a maggio, il 12 maggio, che è organizzata dal Triathlon Stradivari, che sarà valida come campionato provinciale di 10 km su strada, e anche qui ci faremo notare, è un altro modo per dire ragazzi allenatevi, correte, fate questi 10 km che poi a ottobre sarete pronti per la mezza maratona. Infine Mario, una piccola curiosità che mi sembra doverosa,
sei stato sul giornale La Provincia tanti anni fa in un'occasione molto particolare, ahinoi un'occasione triste per come si era sviluppata quella serata, ma sicuramente è stato anche un momento a suo modo storico, no? Ce ne vuoi parlare tu? Sì, è un ricordo che ancora tutt'oggi è molto impresso. E sono stato in occasione della finale di Coppa dei Campioni Juventus-Liverpool nell'85 all'Aisel, e io e altri due miei amici eravamo proprio in Curva Zeta, dove poi il famoso settore, esatto, e non abbiamo vissuto dei momenti proprio belli per niente, perché proprio eravamo in mezzo al pasticcio, diciamo, alla confusione, e insomma anche noi siamo riusciti a saltare il muro che poi è crollato un attimo prima che crollasse, abbiamo proprio saltato, e ci eravamo un po' feriti, ma poca roba insieme, rispetto a quello che poi è successo, e quindi la partita poi non l'abbiamo vista. Il ricordo però rimane. Il ricordo si rimane fortissimo. Sì, sono emozioni che non si possono dimenticare. Sicuramente. Mario, grazie di essere stato con noi, grazie anche di questo ricordo. Ovviamente concludiamo con l'autografo di Mario sul nostro totem degli ospiti. Nel frattempo ricordo l'appuntamento per venerdì prossimo 15 marzo, ovviamente parleremo sempre di volley e altro sport. Okay. Grazie.